questa sarebbe una cosa bella, sarebbe un bel regalo che ci consegna la federazione tennis, cioè nel senso che avendo loro vinto con un'impresa straordinaria, grazie anche ai tifosi, al pubblico napoletano che è stato determinante, l'ha detto anche Corrado Barazzutti, soprattutto il singolo della mattina, i nostri concittadini sono stati determinanti. Io credo che quell'arena potrebbe restare fino a settembre. Io anche qui mi auguro che ci sia, però deve essere immediato, in queste ore una grande mobilitazione, devo dire anche di imprenditori. Ho sentito il presidente De Laurentiis ad esempio, che era entusiasta e voleva anche lui contribuire a questo e chiedere un incontro urgente al sovrintendente per poter avere, come dire, questa arena fino a settembre, perché è chiaro, non può essere in questi termini stabile perché è molto impattante. Invece poi si deve ragionare, secondo me, per un'area da destinare stabilmente tra il circolo e la rotonda Diaz, con la, insieme alla riqualificazione del lungomare, da destinare per sempre a eventi culturali, sportivi, teatrali e musicali. Però questa arena io me la terrei per giocare, per divertirci e per far musica, teatro fino a settembre, anche perché noi abbiamo talmente un profluvio di iniziative da qui a settembre che non abbiamo luoghi a sufficienza in cui realizzarli. Perché veramente c'è un interesse enorme per Napoli e quell'arena ha una potenzialità e un'evocazione. Insomma, io sono salito in cima a tutto vedendo ieri da una parte all'altra di Napoli, era uno spettacolo straordinario, veramente unico al mondo.